Siamo a Kampala, la capitale dell'Uganda, 1,5 milioni di abitanti. Ci stiamo recando nell'unico bar gay friendly di tutto il paese. I ragazzi ascoltano Shivan, una delle poche artiste ugandesi che ha dichiarato di essere lesbica. Well, I have a girlfriend. Ho una ragazza, quando siamo qui facciamo di tutto, ci baciamo, tutto. Ma solo qui dentro, fuori, non è immaginabile. A parte Leila e Ambroise, qui nessuno vuole lasciarsi filmare. Finire in prima pagina per il proprio orientamento sessuale è ancora possibile. Gli ugandesi amano le storie che parlano di omosessualità, comprano queste storie. Questo giornale è fatto per loro. Si vende grazie al titolo, poi chiaramente lo apri e all'interno solo una piccola parte parla del caso. Ma il titolo vi bombarda in prima pagina. È proprio sul giornale che i genitori e gli amici di Ambroise hanno scoperto della sua sessualità. È accaduto nel 2013, pochi giorni prima che il presidente firmasse la legge che bandiva l'omosessualità, rendendola un reato punibile con l'ergastolo. Questo sono io. Questo giornale pubblicava persone della comunità proprio quando la legge antilesbiche, gay, bisessuali e transgender, ovvero LGBT, stava passando in Parlamento. Era pubblicato con l'intento di attaccarci direttamente. Nel 2011, in seguito alla pubblicazione su un giornale locale, l'attivista David Kato venne ucciso, ma non la sua organizzazione che difende i diritti delle comunità e che nel 2014 riuscì a far bocciare dalla Corte Costituzionale la legge anti-LGBT. In una villa fortificata, Smuk difende ancora oggi i gay accusati di atti immorali in un paese dove l'85% della popolazione è omofobo. La gente della mia regione mi guarda come se fossi un rifiuto. Mi sono chiesta come mostrargli il mio valore, in modo di guadagnare del credito tra loro. Leila, colando la spazzatura, crea opere che inneggiano la resistenza per la difesa della propria identità sessuale. Quando ho fatto quest'opera, in particolare, era quando ho letto il primo progetto di legge anti-LGBT, dove si dichiarava la pena di morte per i gay, la loro impiccagione. Così ho creato questo lavoro, è veramente come se qualcuno venisse impiccato. Le maschere fanno parte della tradizione africana e servono anche per nascondersi dagli occhi degli altri. Ma grazie al coraggio di alcuni, qualche cosa sta cambiando e c'è chi sta facendo i preparativi per la seconda Gay Pride ugandese. Il motto per il primo Gay Pride ugandese fu «Siamo qui». Il motto di quest'anno invece sarà «Siamo una famiglia». Questa volta puoi chiamare al Pride i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi zii. Questo significa che siamo una grande famiglia.